Arte Latte è nel centro di questo bellissimo quartiere, Tufolo direi, e inaugura questa grande novità, gelateria e yogurteria. Noi siamo con il responsabile Salvatore Borrelli, buongiorno e ben arrivato Salvatore. Oggi ti ritrovi a vivere in prima persona un progetto che, dicevo io prima, sembra quasi una sorta di franchising, sì, per come è ben curato, dalla grafica alla sistemazione e tutto quello che ruota intorno ad Arte Latte. Assolutamente sì, prima abbiamo iniziato a pensare sul prodotto da fare, quindi era qualcosa di naturale e di vero, e non poteva essere d'altronde anche l'aspetto e il marketing del locale. E noi abbiamo sposato questa filosofia del gelato naturale, di farci noi il tutto, tipo le paste lavorate, non usiamo semilavorati, in più abbiamo sposato anche una linea senza glutine. Hai il mondo del gelato in un'ottima conservazione, poi c'è anche il mondo della yogurteria, sì, e non anche, solo. E non solo, perché non è solo gelateria e yogurteria, ma sarà anche una piccola bakery, quindi con dei dolci tipici della tradizione italiana e anche qualcosa di cheesecake, pancake, cupcake americani. Ora siamo con il gelatiere, colui che prepara ovviamente il gelato. Conosciamolo, nome? Simone. Simone, ben arrivato. Qualche segreto, vogliamo dirlo a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento? Allora, come diceva già Salvatore, noi non usiamo semi lavorati, okay. Usiamo tutto naturale, ad esempio come la zuppa inglese usiamo le uova fresche, non coloranti. Come il pistacchio anche, lo tostiamo noi, lo mettiamo nel carter e facciamo la pasta di pistacchio brondi. Bene, ti lascio al tuo lavoro, alla vostra inaugurazione, perché c'è tantissima gente che vuole provare il vostro gelato, nonché yogurt, e poi tra un po' parleremo anche con la pasticcera, ci sta anche lei, è giusto. Grazie al nostro gelataio, gelatier. Federica Monea, ovviamente, la sua divisa porta il suo nome. Federica, ben arrivata intanto. Ciao Francesco e ciao a tutti gli ascoltatori. Il mio ruolo è appunto quello di assistere Simone nelle preparazioni, ovvero di preparargli tutte le basi che riguardano il gelato, ma più che il gelato di per sé, che ne so, dobbiamo fare il gelato al pistacchio, la lavorazione del pistacchio, dobbiamo fare zuppa inglese, c'è da fare il pan di Spagna e la bagna. Stiamo portando qualcosa che fino adesso non c'è, perché vabbè, raccontarvelo non lo trovo giusto, non è giusto. Che dovete venire provato, a scoprirlo. Va provato, va, anche perché voi siete lì a suggerire poi quello che esatto. Sarà il mondo e la vasta scelta che poi offrirete. Va sì, bene, va venitelo bene. A scoprire, non ve ne pentirete.